Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del bilancio socioambientale ASA 2020, un momento per fare il punto sugli interventi realizzati lo scorso anno e l'occasione per parlare dei progetti futuri. Nel corso della conferenza, in cui erano presenti per ASA il presidente del Consiglio di gestione Stefano Taddia, il consigliere delegato e legale rappresentante Walter Cammelli e il consigliere delegato Alessandro Fino, è stato illustrato anche il contributo a fondo perduto destinato alle utenze deboli e alle imprese del territorio. Come azienda ci tenevamo molto a dare un riscontro sulle tantissime attività, le attenzioni che abbiamo nella gestione del servizio, che in realtà il cliente, l'utente o il cittadino non vede. Effettivamente forse il momento che il cittadino percepisce la nostra presenza è quando apre il rubinetto e esce l'acqua, ma volevamo anche dar conto di tutto il mondo che c'è intorno a quest'acqua che esce dal rubinetto e dove va a finire l'acqua dopo che è stata usata, e le attività anche collaterali in favore dell'ambiente e in favore del risparmio energetico che su cui l'azienda è molto attenta. Quindi un'azienda che non si limita a fornire un servizio, non ha un concetto puramente industriale, ma delle politiche sociali e ambientali importanti. Un'azienda come ASA, ha dichiarato il presidente Taddia, non può accontentarsi di offrire ai propri utenti un servizio adeguato, essendo nella sua stessa natura di gestore della più importante risorsa naturale, il dovere di affiancare il territorio nelle sfide dei prossimi anni. Da molto tempo siamo riusciti a mantenere risultati corretti, e non solo dal punto di vista dei numeri, visto che oggi si parla di bilancio socioambientale, quindi che va al di là dei numeri, che sono numeri positivi, ma anche proprio dalla capacità comunque di gestire, e con uno nonostante tutte le complicazioni, riteniamo in modo adeguato la risorsa idrica per tutto il territorio. ASA tiene alta anche l'attenzione sull'Elba. Crediamo di essere riusciti comunque fino ad ora, diciamo, a dare il servizio, anche se con qualche, devo dire, quest'anno modestissima criticità nei periodi estivi, perché chiaramente l'altro problema è che l'Elba, insomma, arriva a dei numeri durante l'estate che sono assolutamente incomparabili a quelli dell'inverno. E quindi niente, stiamo comunque lavorando ad una opera importante che speriamo che in qualche modo possa equilibrare, rendere autonoma e ridurre una serie di rischi che oggi sono molto significativi nell'ipotesi di eventi eccezionali che speriamo non accadano, ma che potrebbero accadere. Andiamo avanti, stiamo assolutamente andando avanti su questo intervento, certamente non per ragioni, diciamo, ma assolutamente solo perché siamo convinti che sia in questo momento l'unico strumento per ottenere in tempi brevi una garanzia per il territorio elbano, anche tenendo conto che la famosa tubatura sottomarina risale a oltre 30 anni fa e al momento è candidata al PNRR, l'eventuale rifacimento, ma ad oggi non c'è il finanziamento per rifarla e i rischi sono evidentemente enormi. La presentazione del bilancio socioambientale è l'occasione per comunicare il costante e crescente impegno dell'azienda sui fronti della sostenibilità e dell'economia circolare, con un'attenzione al sociale che si concretizza anche quest'anno nello stanziamento di 450.000 euro a favore delle imprese del territorio e delle utenze più deboli.